Carcinoma epatocellulare. Cause, sintomi e cure. Il carcinoma epatocellulare HCC è il tipo più comune di cancro primario del fegato, rappresentando circa il 75-85% dei casi. Questo tumore maligno origina dagli epatociti, le principali cellule del fegato, e ha una prognosi generalmente sfavorevole, soprattutto se diagnosticato in stadi avanzati. Le cause del carcinoma epatocellulare sono molteplici e spesso legate a condizioni che causano danni cronici al fegato. Le principali cause includono: epatite virale cronica. Le infezioni croniche da virus dell'epatite B, HBV, e dell'epatite C, HCV, sono tra le cause principali di HC. Questi virus possono portare a infiammazione cronica, cirrosi e, infine, a cancro del fegato. Cirrosi epatica. La cirrosi, una condizione in cui il tessuto epatico normale è sostituito da tessuto cicatriziale, è un importante fattore di rischio per l'HCC. La cirrosi può derivare da diverse cause, tra cui abuso di alcol, epatiti virali, e steatoepatite non alcolica NASH. Steatosi epatica non alcolica NAFLD. L'accumulo di grasso nel fegato in assenza di consumo significativo di alcol può portare a infiammazione e danni al fegato, aumentando il rischio di HC. Fattori genetici e metabolici. Condizioni genetiche come l'emocromatosi, accumulo di ferro nel corpo, e altre malattie metaboliche possono aumentare il rischio di sviluppare HC. Esposizione a tossine. L'aflatossina, una sostanza prodotta da muffe che contaminano cibi come arachidi e mais, è un noto fattore di rischio per HCC, specialmente in alcune regioni del mondo. Il carcinoma epatocellulare spesso non causa sintomi nelle fasi iniziali, rendendo difficile una diagnosi precoce. Quando i sintomi compaiono, possono includere: dolore addominale, dolore o fastidio nella parte superiore destra dell'addome, perdita di peso inspiegabile, una significativa perdita di peso senza apparente motivo, affaticamento, sensazione di stanchezza persistente e debolezza, ittero, ingiallimento della pelle e degli occhi dovuto all'accumulo di bilirubina, nausea e vomito, sensazione di nausea accompagnata da vomito, ascite, accumulo di liquido nell'addome, che può causare gonfiore e disagio. Il trattamento del carcinoma epatocellulare dipende dalla stadiazione del tumore, dalle condizioni generali del paziente e dalla funzionalità epatica. Le principali opzioni di trattamento includono: chirurgia. La resezione chirurgica del tumore è possibile solo in pazienti con tumori localizzati e buona funzionalità epatica. Nei casi più avanzati, il trapianto di fegato può essere considerato, offrendo una cura potenziale per il cancro e per la sottostante malattia epatica. Ablazione locale. Tecniche come la radiofrequenza RFA e la crioablazione distruggono le cellule tumorali utilizzando calore o freddo estremo. Sono utilizzate per trattare tumori piccoli o per pazienti non candidati alla chirurgia. Chemioterapia e terapie mirate. La chemioterapia tradizionale ha un'efficacia limitata nell'HC. Tuttavia, farmaci mirati come il sorafenib e il lenvatinib, che bloccano specifiche vie di crescita tumorale, possono rallentare la progressione della malattia. Immunoterapia. Recentemente, l'immunoterapia con inibitori del checkpoint immunitario, come il nivolumab e il pembrolizumab, ha mostrato risultati promettenti in alcuni pazienti con HC. Embolizzazione. Procedure come la chemoembolizzazione transarteriosa TACE e la radioembolizzazione TARE riducono l'afflusso di sangue al tumore, somministrando contemporaneamente agenti chemioterapici o radioattivi per colpire direttamente le cellule tumorali. Il carcinoma epatocellulare è una forma aggressiva di cancro del fegato con una prognosi spesso sfavorevole. La prevenzione attraverso la vaccinazione contro l'epatite B, il trattamento delle infezioni da epatite C e la gestione dei fattori di rischio come l'abuso di alcol e l'obesità sono cruciali. La diagnosi precoce e un approccio terapeutico multidisciplinare possono migliorare significativamente le prospettive per i pazienti affetti da HC. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.